Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Come state innanzitutto? Spero bene, spero che stiate passando dei giorni sereni, anche se il periodo non consente proprio la serenità in assoluto, però cerchiamo di fare qualcosa per distrarci. Infatti, io voglio realizzare insieme a voi un'immagine 2D. Avete presente quelle immagini che, diciamo, escono un po' fuori dal foglio? Ecco, voglio realizzare qualcosa del genere. Sinceramente, non so come si chiami la tecnica, non so niente di questa tecnica, non so da dove iniziare, però volevo fare qualcosa insieme a voi, voglio sperimentare, ecco. Quindi fatemi compagnia, vi prego, e andiamo subito a vedere cosa usare. Sicuramente dobbiamo avere un'immagine di riferimento. Io ho realizzato uno schizzetto. Innanzitutto penso che sicuramente ci serviranno dei cartoncini colorati. Io non so sinceramente che tipo di grammatura serve in questi casi, però io ho questi qua della Lidl che hanno veramente tantissimo tempo. E ora vediamo la grammatura. 135 non è proprio una grammatura spessissima, però vediamo, ce la facciamo bastare. Ovviamente vedremo se utilizzare altri tipi di carte, magari decorate come questa. Vediamo se anche il disegno stesso ci consente di utilizzarle. Innanzitutto cerco un color pelle che mi possa andare bene. Questa qui non è proprio un color pelle, è un pesca, è troppo pesante secondo me. Penso che userò il bianco e poi lo andrò a colorare. È l'unica. Allora, ragazzi, per prima cosa vado a calcare il disegno e mi aiuto con la carta da forno. Solo la sagoma di lei, senza capelli, senza niente, senza vestiti, senza niente. Poi lo riporto in questo foglio bianco con la lavagnetta luminosa, mi aiuto con quella.
Ok ragazzi, come avete visto ho realizzato lei, ho utilizzato varie cose, oltre che carta disegnata da me, carta colorata, eccetera, eccetera. Ho inserito queste applicazioni, questi cerchietti, poi ho messo anche delle perline, ho realizzato queste roselline fatte sempre con la carta ed ho realizzato anche questi fiorellini. Anche questi e poi questo da comporre, varie foglioline. Adesso ho preparato questo quadrato di cartoncino abbastanza spesso, questo qua è quello per l'acquerello. Vado a fissare lei più o meno al centro e adesso vado a fare la mia composizione di fiori, ovviamente fissando il tutto con un po' di colla. Definitivamente finita, a me piace abbastanza, non sono totalmente soddisfatta, però il risultato non mi dispiace. Ho utilizzato diverse tecniche che non avevo praticamente mai neanche lontanamente provato e per essere la prima volta non mi dispiace. Ho utilizzato varie decorazioni come queste mezze perle e queste micro perle che ho applicato grazie a questa qui che sarebbe la Tracky Glue. Voi potete utilizzare anche la vinilica o la UV. Diciamo sono tutte colle abbastanza valide per questi lavori. E niente, io sono abbastanza soddisfatta, ma non del tutto, come già vi ho detto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Prima di lasciarvi, vi dico anche cosa ho utilizzato per colorare, diciamo, le varie parti. Ho utilizzato questi pantoni, diciamo, questi pennarelli dell'Art in Fly. Per appunto le varie sfumature della donna, mentre per i fiori ho utilizzato questi qua che sarebbero i tamponi per i timbri. Ragazzi, io vi lascio, spero che questo video vi abbia fatto piacere e vi abbia tenuto un po' di compagnia. Se utilizzerete anche voi questa tecnica seguendo questo tutorial, fatemi sapere tramite Instagram, quindi taggatemi che io poi pubblicherò i vostri lavori sulle storie di Instagram. Sarebbe una cosa carina. Vi mando un grande bacione, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!